Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi mostro i prodotti che ho terminato per quanto riguarda la pulizia della casa e del bucato. Allora, parto con il bucato. Ho terminato l'ennesima confezione di ammorbidente della Winnis. Questa è con elitropio e muschio bianco, 70% di plastica in meno, ipoallergenico, vegan ok, testato ai vari metalli e certificato Skin Eco. È un prodotto che acquisto spesso, profumazione quella che viene, mi piace, è un ammorbidente abbastanza liquido, però comunque ne basta poco, rimane una profumazione molto delicata sui capi, non mi dà problemi di allergia, non dà problemi di allergia neanche alla gatta che come me è allergica a tutto, e quindi niente, mi trovo bene, ne utilizzo poco, non ne utilizzo mai comunque per le lenzuola e per i pigiami, quindi cose dove appunto mi rotolo e ci sto per tante ore, ma lo utilizzo appunto per i vestiti, oppure per magari ecco quelle copertine di pile, quelle cose che per esempio questa che ho qua comunque non sono direttamente a contatto con la pelle e mi trovo molto bene. Poi ho terminato anche l'eco detergente per la lavatrice fresco profumo di eucalipto di Chantecler Vert, 24 lavaggi, efficace anche a basse temperature, 68% di plastica in meno, ipoallergenico, testato a metalli, 100% attivi di origine vegetale, completamente biodegradabile. Anche questo non è la prima volta che lo acquisto, non è testato su animali, senza coloranti e senza fosfati, tensi attivi da fonti rinnovabili e sostenibili, mi trovo bene, ha una buona profumazione di pulito che non è molto persistente sui capi, ma a me va bene così. Lava benissimo, non mi ha dato problemi di irritazione alla pelle, mi piace, non è la prima volta che lo acquisto e devo dire che i prodotti Chantecler Vert mi sono piaciuti tutti. Ho provato il sapone liquido per i piatti a mano, mi è piaciuto molto, l'ammorbidente per i bebè, l'ammorbidente normale, insomma ho provato vari prodotti e non sono male, ve li consiglio. Costano come gli altri prodotti tradizionali, però questi sono più attenti all'ambiente, quindi ecco, si può fare, non c'è questa grande differenza di prezzo e quindi preferisco acquistare questi prodotti, in più sono molto molto validi. Poi ultimo prodotto per quanto riguarda la lavatrice sono i foglietti della Home Circus, 14 fogli, sono quelli a tiracolore, presi al Tigotà perché erano sconto, sono buoni, hanno fatto il loro lavoro, ma i miei preferiti rimangono quelli della Gamex che costano di meno e il foglietto è più consistente, questo è un po' scrausetto, anche se comunque fa bene il suo lavoro. Quando però so di fare una lavatrice dove all'interno c'è sicuramente qualcosa che scolorisci parecchio, metto due fogli, altrimenti ne metto uno. Però ecco, solo quando so che c'è qualcosa che potrebbe scolorire, quando lavo appunto vestiti e butto tutto colorati, butto tutto insieme, e allora lì sì, quando lavo le lenzuola non vado a mettere i foglietti ad esempio. Ho visto che ci sono anche foglietti a tiracolore biodegradabili, il problema è che costano un occhio della testa, costano tipo 5 euro, 6 euro per 10 fogliettini e per me è infattibile. Mi dispiace perché li avrei acquistati volentieri per appunto stare più attenta all'ambiente, ma a quel prezzo lì per me è improponibile, non me li posso permettere, quindi continuo ad acquistare i fogliettini tradizionali. Poi ho terminato di questa marca che è Internal DM, queste 15 bustine per alimenti adatte anche adatte soprattutto per il freezer, sono da un litro, ci sono in tre formati, li ho riacquistati e ve l'ho mostrato appunto in un video haul del DM che vi lascio tra le schede. Mi piacciono, sono delle bustine trasparenti con appunto la zip, c'è anche l'etichetta per scrivere appunto che cosa c'è dentro, mi ci trovo bene, mi piacciono, li acquisto e li riacquisto, ovviamente non li vado a utilizzare una volta per poi buttarli via, ma li utilizzo svariate volte, li lavo fino a quando poi appunto non è veramente il momento di gettarli. Poi terminate le salviettine igienizzanti Citrosil. Queste qua sono con succo di limone, 40 panni, li utilizzo per disinfettare le cose che acquisto al supermercato, nei negozi,
prima di andarli a mettere in frigo, in dispensa, comunque dentro casa, vado bene a igienizzare con queste salviettine oppure anche sul telefono, sul portafoglio, le chiavi. Mi sono piaciute, la profumazione è abbastanza buona. E niente, potrei anche riacquistarli, anche se quelli della Lisoform sono biodegradabili e quindi ecco, magari preferisco prendere quelle. Poi, per quanto riguarda i piatti, ho terminato il sapone liquido albero verde certificato Ecolabel, ipoallergenico, tanti attivi di origine vegetale, facilmente biodegradabili, senza allergeni, bla bla bla. Mi è piaciuto, è un buon prodotto, lava bene, ha una buona profumazione, non mi secca le mani e costa 90 centesimi, 99 centesimi, quindi potrei riacquistarlo, veramente un buon prodotto. Ecco, magari la prossima volta, se c'è, perché al DM c'era solo la confezione piccola, però magari prendo quella grande se c'è, tipo al Tigotà. Mentre per quanto riguarda la lavastoviglie, ho terminato quello di Winnis, detergente brillantante, sgrassante, anticalcare, cura lavastoviglie, con materie prime di origine vegetale, da fonti rinnovabili, completamente biodegradabili, 24 lavaggi, certificato Skin Eco. Mi è piaciuto, buona profumazione, ne bastava poco perché comunque era abbastanza concentrato, lavava bene, sgrassava bene, certificato anche a nickel, cobalto e cromo. Mi è piaciuto, non male, costa sulle 4 euro, non è pochissimo, però è un buon prodotto, anche se il Dual Power, quello della linea naturale, rimane il mio preferito, però anche questo non è male. Poi ovviamente per quanto riguarda prodotti lavastoviglie, dipende anche molto dal tipo di acqua che avete, perché ad esempio quelli svelto a me non fanno proprio impazzire, oppure i Fairy, che sono più famosi e costano un occhio della testa, tutti ne vanno matti, a me quelli lì proprio non lavano nulla, quindi dipende un po' anche dall'acqua, dal tipo di acqua e anche dal tipo di lavastoviglie. Io mi trovo bene con Pril, Dual Power, Winnis e svelto, è proprio, è al limite, comunque questo buono. Poi ho terminato due prodotti della W5 o V5, W5, insomma presi alla Lidl, sono allora il Bye Bye Odori, clip per la base di componenti naturali, sono appunto, è appunto un contenitore di plastica da mettere nei cestini della spazzatura. All'interno della scatolina ci sono due ricariche di perline che appunto tolgono i cattivi odori dalla spazzatura. Mi trovo benissimo, non so che numero di confezioni siamo, ne ho altre due, se li trovo alla Lidl le riprendo, anche se non sono economici, però durano, ogni ricarica mi sembra duri un mese. Toglie via completamente gli odori, ma in una maniera fantastica. Ogni tanto ci butto qualche sigaretta nella spazzatura e senza di queste si sente un puzzo schifosissimo, invece con questi proprio nulla, o a volte magari se so che devo andare a buttare l'indifferenziata la sera, magari la lettiera del gatto la svuoto nel cestino e questi, ecco appunto, tolgono gli odori, funzionano bene e sono ottimi. Poi, sempre della stessa marca, certificato Ecolabel, vegano, abbiamo era questa linea molto carina, il detergente per il bagno, profumazione buonissima di bagnoschiuma, che non prendeva la gola, rimaneva delicato, veramente non dava assolutamente fastidio. Io in genere molto spesso mi danno fastidio le profumazioni dei prodotti per pulire, anche se sono naturali. Questo non ha dato fastidio neanche a mia mamma, perché ce l'aveva anche lei e lei ha l'asma e è molto più allergica di me, e anche a lei non ha dato fastidio. Lava bene sia la rubinetteria sia i sanitari, ma ha un grande difetto che ha notato anche mia mamma, e cioè che fa tantissima schiuma e per sciacquarlo, anche se ne mettete poco, ci vuole tanto tanto tempo, mi ci vuole tre quarti d'ora di più utilizzando questo prodotto per pulire il bagno. Infatti poi quando sono arrivata fino a qui lo utilizzavo per pulire solo la doccia, in modo che poi con il getto d'acqua diretto andavo a sciacquare più velocemente,
Peccato per questa cosa della schiuma, perché altrimenti l'avrei riacquistato. Poi ho terminato i Kleenex, i fazzolettini del DM, marchio Ebelin, 60 fazzolettini per 90 o 99 centesimi, carta riciclata, sia la confezione sia fazzolettini. Mi trovo benissimo, ne ho acquistate 50.000 confezioni, quindi mi piacciono. E ultimo prodotto, lo sgrassatore universale Chantecler al profumo di Marzia. Questa era la ricarica, lo spruzzino ce l'ho messo io, ottimo, mi piace la profumazione e sgrassa da Dio qualsiasi cosa, molto molto buono, l'ho utilizzato non solo per sgrassare e pulire ad esempio il forno, i fornelli, cose di cucina, ma anche per rimuovere le macchie di unto dalle tovaglie o dai vestiti, ed è un ottimo sgrassatore. Bene, quindi questi sono stati i prodotti che ho terminato per la pulizia della casa. Fatemi sapere se avete qualcosa da consigliarmi e che cosa avete finito voi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale, perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!